chiacchierare con Marotta quali sono gli aggiornamenti su Frattesi. Beh, con Beppe parliamo quotidianamente non solo di Frattesi ma anche di altri argomenti. Per il momento non ci sono evoluzioni di nessun genere, per cui sicuramente saranno trattative che avranno ancora lungo percorso, lungo tempo, per cui faremo un po' delle valutazioni nei prossimi giorni. Ci saranno anche dei contatti con Milan, anche con la Roma. Qual è per il momento la squadra in vantaggio? Se c'è una squadra che avanti? No, non c'è nessun vantaggio, perché sono società con cui chiaramente noi ci parliamo spesso, perché sono società con cui chi più chi meno può essere interessata al giocatore. È chiaro che a volte queste trattative possono cambiare anche di giorno in giorno, perché magari alcune società sono un po' distanti dalla nostra richiesta, poi accadono determinati fatti che magari si avvicinano di più. Se le parti si avvicinano e si incontrano, è chiaro che c'è più possibilità per far sì che il giocatore possa andare a un grande club. Frattesi però ha fatto capire che la squadra la sua tariffa l'avrebbe già decisa, quindi però le decisioni vanno prese in due, quindi che la Carnevali si sente, diciamo, quasi in sintonia, oppure no? Io non so quale sia la squadra, anche perché adesso di trattative definitive non c'è stato nulla. Nel momento in cui ci saranno lo comunicheremo al giocatore, che tra l'altro con lui abbiamo un ottimo rapporto, perché è un giocatore, un ragazzo straordinario, e cercheremo anche di accontentare un po' quelle che possono essere le sue richieste, come abbiamo sempre fatto. Però una cosa è certa, cioè se noi non troviamo un accordo economico che riteniamo giusto, ma che deve essere congruo a quello che è il valore del giocatore, senza richiedere delle cifre spropositate come a volte si leggono, io credo che non abbiamo la necessità come società di cederlo assolutamente, perché può anche essere che noi la prossima stagione possiamo ripartire ancora con lui, perché vuol dire un Sassuolo ancora più forte. Ecco, ma c'è stata una richiesta, non dico ufficiale, ma quantomeno un contatto ufficioso con il Milan per Frattesi? No, col Milan non c'è stata nessuna richiesta e al momento nessun contatto. Ecco Giovanni, un'altra cosa che mi piacerebbe che tu riuscissi a chiarire è anche la vicenda Berardi, no? Perché in certi momenti si è pensato che fosse a un passo dalla Lazio, in certi momenti che fosse lontanissimo dalla Lazio, magari pronto a restare ancora a lungo. C'è il direttore Carnevali a commento. Guarda, anch'io ho letto sui quotidiani come se fosse già raggiunto un accordo e con la società ad un passo. Ma io della Lazio fino ad oggi non ho avuto nessun tipo di contatto, per cui no, Berardi non è mai stato richiesto né dalla Lazio ma in questo momento neanche di altre società. Questo mi meraviglia un po', perché credo che sia uno dei giocatori più forti del nostro campionato italiano. Detto di Frattesi invece, a parte le uscite, se ci vuole un attivo sui mercati in entrata, è definito appunto l'arrivo di quel patto, si guarda sempre al futuro, si guarda sempre ai giovani, particolarmente agli italiani. Ma sì, noi con i giovani abbiamo sempre attenzione, infatti tutte le trattative che facciamo sono slegate dalla vendita di Frattesi. Noi con la Roma adesso abbiamo preso due ragazzi giovani, Volpato, per cui credo che Missori, per cui penso siano giocatori di prospettiva, ma nello stesso tempo stiamo valutando anche altri ragazzi giovani, ripeto, indipendentemente dalla vendita di Frattesi. C'è Mulattieri in questo momento? Mulattieri è un altro giocatore sicuramente da tenere conto. È chiaro che poi alla fine, sai, gli investimenti bisogna anche fare molta attenzione, perché noi già sui due giocatori della Roma abbiamo fatto un investimento di circa 10 milioni di euro, per cui però credo che fa parte un po' anche del nostro modo di lavorare. Tante volte si aspetta prima vendere che comprare, noi ci cerchiamo già di investire con la possibilità che, se ci sarà o meno, di cedere poi il ragazzo, ma se non è soltanto Frattesi, abbiamo anche altre richieste di altri giocatori, per cui è un po' limitativo parlare soltanto di Frattesi. Anche Maxi Lopez ha richieste, ma anche per lui è lo stesso discorso, magari con dei numeri diversi, ma vale la stessa cosa di Frattesi. Se ci sono delle opportunità interessanti per tutti, perché non deve essere soltanto per il giocatore, perché a volte siamo abituati sempre a far sì che è il giocatore che decida, e questo è vero, ma il giocatore non deve anche riscordarsi che fa parte di una proprietà, per cui la società e la società deve avere anche loro, dobbiamo avere anche noi l'idea giusta per far sì di prendere delle decisioni sul ragazzo. Un suo giudizio sull'arrivo di Giuntoli alla Juventus? Ma io non so se sia stato, se sia da definitivo o meno, ma siccome è un grande acquisto. Grazie. Grazie a voi.